Ovviamente c'è tensione, c'è sicuramente qualche perplessità anche in quella che è la macchina burocratica, ma comunque siamo sempre presenti e continuiamo a lavorare proprio per cercare e riuscire a soddisfare tutte le richieste. Ovviamente ci siamo trovati anche noi con un punto interrogativo importante, cosa accadrà dal 15, dal 16 ottobre, no, in avanti, ci chiedevamo. Beh, in realtà lunedì, che era ieri appunto la giornata un po' più critica come test per le farmacie, però l'abbiamo superato e l'abbiamo superato grazie proprio al lavoro dei colleghi. Sicuramente superato questo test critico dell'inizio, io credo che salvo appunto fattori esterni a quella che è la logica della gestione ordinaria della farmacia, il sistema possa reggere. Ovviamente la richiesta, i due binari, uno, quelli i colleghi che magari non hanno aderito, se possono aderire e quindi chiaramente tanto meglio. Secondo, di snellire il più possibile la parte burocratica e le modulistiche richieste per poi ottenere il Green Pass.